Europa League, vittoria del Napoli sulla Legia Varsavia. Si avvicina sempre più la qualificazione agli ottavi di finale. In campo in questi minuti anche la Lazio, in Europa League Marsiglia, in Conference League la Roma contro il Bodo Glimt. Fiori di speranza arrivano dalle periferie urbane, una bella storia che arriva dal capoluogo dauno, Foggia. Ci occuperemo anche della ripartenza della stagione teatrale per la Bottega degli Apocrifi a Manfredonia nel Foggiano. Faremo ancora il punto della situazione anche per quanto riguarda Monte Sant'Angelo, in cui il prezzo del pane ha lasciato storcere il naso a un po' a molta gente. Questo e molto altro tra 10 secondi. Addentro la notizia. Buona serata e bentornati. Dunque, apriamo con l'Europa League. Pochi minuti fa il Napoli ha vinto contro il Legia Varsavia in trasferta con il punteggio di 4-1. Vantaggio polacco con Emrelli nel primo tempo, poi nella ripresa si scatenano i partenopei con Zielinski e Mertens, doppio rigore, entrambi trasformati, le trisse da parte di Lozano e poi il gol di Aunas al 90esimo. Tra poco vi racconteremo come stanno andando le altre sfide di questa sera, sia per quanto riguarda l'Europa League che per quanto riguarda la Conference League, in cui sono impegnate le due formazioni romane, Lazio e Roma. Ma cominciamo stasera il nostro giornale da una bella storia di speranza che arriva dalle periferie, spesso, troppo spesso bistrattate anche per casi di cronaca nera, ma quello che ci viene da oggi è davvero una bella storia in cui il protagonista un parroco e i suoi ragazzi. Paolo Rotolo, TG Blu. Le periferie come luogo di aggregazione, socializzazione e rinascita, non solo come angoli di degrado e disagio sociale. Il CEP lo ha dimostrato, i cittadini di questo quartiere lo hanno dimostrato, i fedeli, circa 10.000, della comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo lo hanno dimostrato. La raccolta di fondi per il progetto promosso dal parroco Don Antonio Menichella ha avuto successo e l'oratorio potrà contare adesso su circa 200 metri quadri totalmente ristrutturati. Le attività dell'oratorio hanno avuto il via in occasione dell'inizio dell'anno pastorale. Le proposte, che saranno diversificate per classi di età, vedranno la loro calendarizzazione a novembre, con le porte dell'oratorio che saranno aperte il martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 20 e la domenica dalle 11.30 fino alle 13. E già in 80 tra bambini e adolescenti hanno deciso di iscriversi e 10 sono gli animatori parrocchiali che faranno da anima al progetto. Un risultato alla cui celebrazione non ha voluto mancare neppure l'arcivescovo Monsignor Vincenzo Pelvi, proprio a suggellare il senso e l'importanza dell'iniziativa. Ed ora occupiamoci dell'approvazione del decreto legge sulla concorrenza che è stato varato proprio in tarda serata, quindi a questo pochi minuti fa, dal Consiglio dei Ministri a Roma, confermata anche la delega sul taxi. Sulla norma che riguarda il trasporto pubblico invece non di linea, si sarebbe però dibattuto in Consiglio dei Ministri e la discussione su alcuni aspetti del testo è ancora aperta. Il ministro Giorgetti avrebbe chiesto un esplicito riferimento a tutele per chi ha già la licenza. Questo governo, dice il premier Draghi, intraprende una terza strada che crediamo più efficace. Abbiamo un'operazione di trasparenza e mappiamo tutte le concessioni in essere, come quelle relative alle spiagge, alle acque minerali e termali e anche alle frequenze. Il provvedimento contiene misure utili in un ampio raggio di settori.
Si attendeva davvero con grande attenzione la ripartenza del settore del teatro, specialmente per la Bottega degli Apocrifi a Manfredonia, che ieri con una conferenza stampa ha annunciato in presenza l'inizio della stagione teatrale 21-22. Grazie di essere qui dopo un invito che è arrivato senza il congruo preavviso, però davvero con il desiderio di condividere una buona notizia. La buona notizia è che la stagione, di Manfredonia 2021-2022 si fa. È la prima, anzi, della provincia di Foggia. Si torna su un palcoscenico dopo un anno e mezzo. Il volto di Stefania Marrone, direttrice organizzativa della Bottega degli Apocrifi a Manfredonia nel Foggiano, valgono più di tante parole, sospiri, ripartenze deluse. Stavolta la partenza è vera, più forte che mai. Il centro organico è il primo a riaprire con una stagione teatrale che si preannuncia emozionante. La Marrone non nasconde l'emozione, ma anche del fatto che questo è uno spazio in cui si è creata una comunità teatrale fatta di adulti, ragazzi e bambini che ogni volta sono tornati a casa con qualche domanda in più. Diminuiscono le certezze e aumentano le curiosità. I prefettizi del comune, Garganico, hanno riconosciuto nella sinergia pubblico-privato con gli apocrifi un polmone culturale importante che ha costituito in questi anni uno dei pochi elementi di continuità sul territorio. A mettere in evidenza ancora di più le loro parole, anche il presidente del teatro pubblico pugliese, D'Urso. Nell'anno e mezzo di pandemia non li abbiamo mai lasciati soli e ora ripartire così è emozionante, sotto tutti i punti di vista. Il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra torna a parlare dopo la velenosa condizione legata al ballottaggio di Cirignola, in cui aveva messo in evidenza la ineleggibilità del candidato della lista Metta sindaco Franco Metta. Ritorna a parlare della questione, ma stavolta per quanto riguarda Manfredonia vicina alle prossime amministrative. Infatti, ha reso noto i nomi di tre impresentabili, di cui un candidato a Manfredonia. Si tratta di un candidato facente parte del gruppo Fratelli d'Italia, che tra l'altro Morra definisce che sarebbe stato condannato dal Tribunale di Pescara. Non si è fatta attendere la replica del commissario provinciale dei Fratelli d'Italia a Foggia, che ha messo in evidenza come il consigliere abbia prodotto regolare certificato penale rilasciato dal Ministero della Giustizia, da cui non risulta alcuna condanna pregressa. Ormai si è capito che il presidente della commissione parlamentare antimafia, pur di attirare la sua attenzione, non fa altro che parlare di veleni su persone che ancora o non sono state giudicate o che le sentenze passate in giudicato debbano essere oggetto di veleni, specialmente in campagna elettorale. Almeno quella di Cirignola, lo avete visto, è stata anche abbastanza velenosa. Con poi il candidato sindaco della lista, Metta sindaco, poi ha risposto in maniera inequivocabile a quella accusa. Adesso spostiamoci a Monte Sant'Angelo, dove il prezzo del pane è aumentato e questo ha fatto storcere il naso a più di un cittadino. Il nostro inviato Saverio Serlenga ha raccolto a Monte Sant'Angelo la dichiarazione di un esponente, un panettiere molto famoso anche, e sentiamo che cosa ci ha detto. E tra i tanti aumenti c'è anche quello del prezzo del pane, in capitanata prezzi alle stelle per quanto concerne tutti i prodotti derivanti dalla farina di grano tenero e soprattutto di grano duro, con il prezzo del grano che ha subito un forte incremento. Noi siamo a Monte Sant'Angelo con Donato Taronna, storico panificatore, uno dei più importanti della capitanata. Prezzi che ovviamente stanno creando tanto malumore tra gli utenti. Sì, stiamo cercando ancora di mantenere i prezzi sul pane, però purtroppo stiamo subendo dei grossissimi aumenti di materie prime, dalla farina, dal gasolio per autotrasporto, visto che noi, maggior parte di noi panificatori, portiamo il pane al di fuori della città di Monte Sant'Angelo. E anche del gas, quindi siamo
purtroppo costretti, ci dispiace per i cittadini che usano consumare giornalmente il pane di Montesant'Angelo, siamo costretti ad effettuare questi piccoli aumenti. Oggi il prezzo del pane mediamente quant'è e con i nuovi aumenti a quanto arriverebbe? Attualmente stiamo su varie tipologie di 2 euro, 2,50 euro al chilogrammo. Eccoci di nuovo insieme per la pagina sportiva. Come abbiamo detto in apertura di giornale, il Napoli ha fatto un passo ulteriore in avanti per quanto riguarda la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Ha battuto il Legia Varsavia in trasferta per 4-1. Andiamo a vedere la situazione invece sugli altri campi per quanto riguarda le italiane, sia per quanto concerne l'Europa League che la Conference League. Allora, per quanto riguarda l'Europa League, al 26esimo minuto del primo tempo, al Velodrome di Marsiglia, ancora 0-0 tra Lazio e la formazione transalpina. Invece, per quanto riguarda la Conference League, all'Olimpico, al momento siamo al 26esimo minuto. La situazione rimane ancora ferma sullo 0-0 per quanto riguarda Roma e Bodo Glimt. Ricordiamo che per quanto riguarda invece la Champions League, ieri sera l'Inter ha battuto in trasferta lo Sheriff con il punteggio di 3-1, tornando così in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, mentre si affievoliscono le speranze del Milan, che a San Siro è stato costretto al pareggio per 1-1 contro il Porto. Va anche ricordato che sempre in Champions League c'era stata la vittoria della Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo, e poi di nuovo il pareggio, così come è capitato all'andata per l'Atalanta, 2-2 contro il Manchester United. Bene, è tutto per questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che le notizie, i servizi e le edizioni dei telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre domani mattina alle 8:30 con Mattina 24 Live. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.